Russia? Guardi, il governo correttamente da questo punto di vista, ho parlato con il ministro Cingolani e mi pare lavori per cercare una soluzione a questo problema che si chiama approvvigionamento energetico però. Perché non è che noi possiamo sempre accorgerci che in Italia ci sono dei problemi quando stiamo cadendo nel burrone. Sono anni e anni che per esempio Fratelli d'Italia pone il problema dell'autosufficienza energetica, di una diciamo eccessiva dipendenza dall'estero, di una Unione Europea nella quale e di una comunità internazionale nella quale alcune cose sono accadute in ragione delle dinamiche energetiche, cito Libia. Mentre tutti facevano finta di niente, facevano finta che questi problemi non esistessero, sono arrivati a Dama. Ora non lo risolvi da oggi a domani, ti serve qualche mese o qualche anno. O altrimenti qual è la posizione, qual è la cosa che lei suggerisce? Di far chiudere tutte le nostre aziende, perché a questo noi stiamo andando incontro. E questa è la priorità oggi, secondo me, al netto di quello che l'Italia può fare per chiaramente favorire no, una soluzione del conflitto, quello che può fare con la diplomazia. Oggi la priorità è capire che l'Italia è una nazione che rischia di pagare ovviamente molto per favorire la pace. Però noi già usciamo da una situazione complessa.